Ragazzi, bentornati, buonasera, bentornati sul mio canale ovviamente. Questo lo dovete avere, cioè se voi siete come me, felici possessori di mirrorless Sony della serie Alpha, che siano esse serie Alpha A 6000, 6003, 6005, A7, A7R, A7S, A9, quello che sia, tranne le A6004, 6006 e 6100 che ce l'hanno il flippabile, tutti quanti gli altri hanno questo benedetto monitor che oltre questo non va, quindi possiamo utilizzarlo esclusivamente per uso video, sì, ma sempre dietro la videocamera, che non sarebbe male perché le videocamere sono fatte per essere utilizzate da un videomaker, ma tutti i videomaker ormai, o quasi tutti, sono anche dei vlogger o dei blogger. Quindi chi ha il blog, ossia un sito, farà i selfie, le foto, chi ha un vlog, ossia un blog video, farà dei video, dei vlog, e quindi ha la necessità di riprendersi. Come mi riprendevo io prima? Ve lo faccio vedere subito. Mi riprendevo così, con un monitor da 5 pollici, questo è un monitor 4K touchscreen con le LUT inseribili direttamente dalla presa USB, c'ha la doppia batteria, c'ha le LUT che si vedono direttamente prima e in fase di registrazione, prima ancora di andare in post-produzione. Va bene, assolutamente, ma ragazzi, non è la cosa più portabile di questo mondo, no? Io questo qui ovviamente lo utilizzo sul cavalletto o sul gimbal, quindi io ho un Mozza Aircross 2 e lo mettevo col suo arm snodabile e lo utilizzavo. Non è molto smart. E allora dovete comprare questo, ve lo faccio vedere subito, della Ulanzi, vi arriva in questo sacchettino di Vilpelle qua, ed è questo pezzettino di plastica del peso di pochi grammi, che ha un attacco per le hot shoe, cioè quindi l'attacco per la slitta a caldo delle fotocamere, ne ha una nella parte superiore e due nelle parti laterali, quindi è assolutamente riggabile. Quindi che cos'è questo qua? Che cosa fa? È uno specchio, è un semplice specchio angolato di 45 gradi. Noi prenderemo la nostra Alpha, questa è una 6005, ma potrebbe essere una 7S2, una 7.3, insomma, la nostra Sony Alpha. Andiamo ad inserire così nella slot calda, andiamo a fissare il suo anellino e si presenta così. Ora non dovete far altro che aprire il monitor, metterlo così a 180 gradi. Vedete, io ho tolto il paraoculare perché occupa un po' di spazio visivo, che praticamente mi occupa un po' di monitor. Poi non l'ho mai usato perché non è che sto lì per fare le fotografie. Quindi monitor orientato a 180 gradi, così, riflette sullo specchio. Aspettate che vi spengo le luci e ve lo faccio vedere. Vi spengo le luci, ve le abbasso. Abbassiamo le luci. Ecco qua, abbiamo abbassato un pochettino la luminosità ambiente e vedete che dentro c'è l'immagine, vedete? Vedete l'immagine riflessa? In questo modo io posso vloggarmi, posso vedere l'inquadratura, posso capire quando sono inquadrato, in che maniera sono inquadrato, rendermi conto della regola dei terzi qualora ne volessi rendere conto, se sono a fuoco, se sono ben esposto, se ho impostato bene i colori, il profilo colore e anche tutte le info a monitor. Ovviamente, essendo uno specchio, le info sono specchiate, quindi voi non leggerete più ISO, faccio un esempio, ISO auto o ISO 800, ma leggerete al contrario OTUA, OSI, sarebbe ISO auto. Però, voglio dire, tanta roba. Costa pochissimo, io l'ho visto acquistare da non mi ricordo quale videomaker l'aveva acquistato e l'aveva pagato durante il Black Friday 20 euro.
Io dopo il Black Friday l'ho pagato 14. Quest'anno il Black Friday, non so se ve ne siete resi conto, ma è stata una di quelle puttanate enormi. Comunque, rimettiamo la luce perché siamo un po' bui, eh. Una e una, due. Allora, pochi euro e voi avete questo qua. È modulabile. Mo' io sto usando il mio microfono sul rig del cellulare, perché sto riprendendo ovviamente col cellulare, visto che questo è qua, e il mio cellulare ha un rig costruito tutto intorno, quindi c'è la gabbia, c'è il microfono, c'è tutto quanto. Useremo un faretto LED per farvi capire che questo potete metterlo qua, ma potrebbe essere un microfono, potreste metterlo qua, ma potrebbe essere il microfono, potremmo metterlo qua, ma potrebbe essere un microfono, cioè qualsiasi cosa voi vogliate mettere, una luce, un microfono, una seconda luce. È riggabile, ragazzi, per 14 euro, vi lascio il link in descrizione, non potete non averlo, non pesa nulla, è perfetto, ha reso la mia Alpha 6500 una perfetta camera da vlog. 4 soldi, quello che si dice, poca spesa, tantissima resa. Sì, è uno specchio messo a 45 gradi e potresti costruirtelo da solo, però devi andare a prendere una presa per la slitta hot show, devi creare tutta la struttura, anche se te la fai in legno, come sia, in alluminio, quello che sia, devi mettere, ma tutto stambaradan, 14 euro, ti arrivi a casa con tre prese per metterci gli accessori, ma che vuoi di più dalla vita? Un Lucano non lo puoi avere, siamo in zona arancione e non si può andare in giro per regioni. In Lucano, in Lucania. Noi stiamo in Calabria. Ciao!